E what's up a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno che è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che anche la volta scorsa, tanto per cambiare, sono successe cose assolutamente epiche. Perché ragazzi? Perché alla fine dei giochi siamo riusciti a tornare in cima alla montagna dopo però aver assistito a comportamenti un pochettino sbruffoni da parte di Atreus. Però a parte questo eravamo riusciti ad aprire il portale per poter finalmente riuscire ad arrivare a Jotunheim, il regno dei giganti. Fatto sta che giusto in quel momento ragazzi Baldur ci ha nuovamente assaliti. C'è stato uno scontro veramente brutale tra Kratos e Baldur. Tra l'altro Atreus si è ribellato a suo padre, gli ha addirittura ragazzi lanciato una freccia, cioè una roba veramente assurda. Fatto sta che nella colluttazione il portale per Jotunheim si è praticamente distrutto e in un modo o nell'altro alla fine siamo finiti a Helheim, io penso la peggior destinazione cui si potesse arrivare, eppure noi ci siamo comunque arrivati. E lì abbiamo anche scoperto che Baldur è figlio di Freya ed è stata lei a dargli questa incredibile immunità al dolore, ma non solo al dolore ragazzi, perché Baldur non sente davvero nulla, quindi non solo il dolore ma nient'altro, né gusti né odori né niente in pratica. Fatto sta che poi è successo un mezzo macello ragazzi, siamo riusciti a prendere una nave, siamo riusciti a farla volare, solo che per riuscire ad arrivare dove siamo arrivati ragazzi abbiamo sudato veramente tante camicie oserei dire, e quindi il nostro attuale obiettivo ancora è riuscire a fuggire da Helheim. Credo che ci siamo quasi, e quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo lasciati qui dopo aver appunto abbandonato la nave che ormai si era praticamente distrutta. E io spero che appunto siamo ad un passo dal fuggire da questo regno insomma. Quindi andiamo ragazzi, non perdiamo tempo. Apriamo questa porta magica, se la vogliamo chiamare così. Ok, perfetto. In questo caso c'erano solo due punti deboli. Casa di Odino. Riconoscerei il suo pessimo gusto ovunque. Andiamo molto bene, davvero molto bene. Si chiama tra l'altro Camera Segreta di Odino, quindi forse ci veniva a fare qualcosa di segreto. Guardate là, il pannello mancante di Tyr. Odino l'avrà rubato, ma perché? Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Beh, questo è davvero molto insolito. Perché? Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Test. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Significano... guerra. Già. Come mai? Quella là sopra era quello di Kratos. Lo conosco molto bene. Eh sì. Oh. I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. Molto interessante. Wow. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. E proprio sotto il naso di Odino. Oh, oh, oh. Avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, Testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello. Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo.
Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Molto bene, quindi... Quel simbolo sulla porta del tempio. Sono molte rune insieme. Pace, unità, speranza e anche altro. Lo stile di Tyr. Ha fatto lui questa porta. Ok, quindi... Quello che si è distrutto non era forse l'unico accesso a Jotunheim. Evidentemente Tyr ne aveva tenuto uno segreto, probabilmente per sicurezza. Perfetto. Credo che siamo sul punto di fuggire da Helheim, ma dobbiamo appunto consultarci anche con un nano, ragazzi. Ma da questo punto di vista non abbiamo problemi. Ne conosciamo due addirittura di nani. Ragazzo. Prima, quello che hai visto. Io non ho visto niente. Non mi hai visto con qualcuno? Con un vecchio. Quale vecchio? Ce ne andiamo? Sì. Come vuoi. Forse le visioni a Helheim sono personali e soggettive. Bene, magari... torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave. Magari... Dov'è quel nano? Gli altri non le possono vedere, perché Kratos ha visto il momento in cui ha praticamente aggredito suo padre Zeus. Quindi allora, vediamo un po', ragazzi, dobbiamo tornare a Midgard e ovviamente parlare con Brock o con Sindri. Quindi avviamoci, inseriamo il Bifrost. Perfetto. Ok. Sono molto curiosa di vedere dove ci porterà ancora questo viaggio, ragazzi. Testa, perché non ci hai detto che Baldur è figlio di Freya? Già! Mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Mimir. Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Testa, come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Un attimo, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir. Sì? Tu hai capito come ferire Baldur? Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così. Un modo c'è. Se ci darà altri problemi, lo scopriremo noi. Ok, quindi probabilmente è stata Freya, perché Freya ha riportato in vita la testa di Mimir. Gli ha fatto un incantesimo in modo da non ricordarsi, tra l'altro, che Baldur fosse suo figlio, in modo da non fargli ricordare il modo per poterlo ferire. Quindi evidentemente c'è un modo per poterlo ferire. Toccherà a noi probabilmente scoprire come. Ma adesso ho bisogno di Brock. Ehi Brock, puoi forgiarla? È forse un'arma? O un'armatura? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore? No? Allora scordatela! Anche se io volessi creare quell'insignificante oggetto, danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto delicata ed effeminata. Salda la strati. Si salda a strati con lo scapslag, a strati sottili, lavorati alternati. Va bene, sapientone. E dove penseresti di trovare un bel pezzo di scap slag? L'ultima volta che ne ho visto uno mi si induriva ancora nelle parti basse. Dai, non mi dire. È davvero... E dove l'hai... Ho dovuto sporcarmi le mani. Ah!
Non startene lì impalato, su! Diamoci da fare! Come? E tu fabbricheresti qualcosa che non è un'arma? Ma al diavolo, perché no? Che c'è? Posso cambiare anch'io, no? Oh, attento all'asta. Tieni sciolto il polso. No, tu tieni sciolto il polso. Ehi, mi serve più calore qui. Arriva. Pensi di temperarla più a lungo? Non ce n'è bisogno. L'ho immersa per 3 volte nell'olio di Drogher. Vedi? Che inventiva. E che pulizia. Che castorino ingegnoso. Non è mai tardi per imparare un trucco, eh? No, infatti. Ecco. Eccola qui. No, non scordare questo. Wow. Tu smettila di sorridere. Mi stai dando sui nervi. È solo che è bello vedervi insieme. Vero. Ma la runa del vostro marchio ora è diversa. È il prezzo di riforgiare qualcosa che si era rotto. Lo sapevo. Vi volete bene, voi due. Oh, smettila, principessina. Se continui, mi farai piangere. Mi piace il nuovo marchio. E a voi? Noi abbiamo una missione. No! Sono fortissimi insieme, ragazzi. Ehi, Brock, abbiamo trovato qualcosa. Non mi dire! Allora sbalordisci. Perfetto, allora fermi un attimo. Andiamoci dentro. Abbiamo a disposizione il potenziamento delle lame del caos, ragazzi. Quindi direi assolutamente di potenziarle, tipo adesso. Quelle lame calzerà. Mi dà più 15 di runico, davvero perfetto. E vediamo se possiamo potenziare qualcos'altro, ragazzi. Allora, l'artiglio anche può essere potenziato. Porca miseria, 80.000 d'argento. Detto niente, aspetta un attimo, va. Allora, ho guardato tutto l'altro equipaggiamento che abbiamo e non c'è niente che possa essere potenziato, ragazzi. Per cui, visto che ci siamo, direi di potenziare l'artiglio, dai. Ecco fatto, perfetto. Ok, ragazzi, allora restate in quanto per qualche perla di saggezza. A potenziamenti per ora va bene così. E poi volevo ridare un'occhiatina alle abilità. Ok, abbiamo sbloccato quelle di livello 4 per quanto riguarda le lame del caos, ragazzi. Ok, allora comprerò questa, ragazzi. Bisogna ammirare e tenere premuto R2 per potenziare i danni da fuoco inflitti all'impatto. Quindi questo va bene. Visto che comunque i punti esperienza ne abbiamo un bel po', quindi questo potenzia quello che abbiamo praticamente appena comprato. Quindi direi di sì. L'attacco con la lancia del caos genera una piccola esplosione al contatto che infligge danni da fuoco, perché no? Premi R2 durante la penultima combo leggera per aggiungere una combo finale pesante. Comprerò anche questo. Poi per quanto riguarda Atreus, avevamo già praticamente comprato tutte le abilità disponibili. Comprerò anche questo, ragazzi. Premi R2 dopo una parata all'ultimo secondo per contrattaccare con un attacco con scudo. Io non sono sicura che mi ricorderò tutti questi comandi, ragazzi, però in ogni caso è bene comprare nuove abilità. Per quanto riguarda il Leviatano, comprerò questo. Sblocco un secondo attacco in combo con R1 quando cambi posizione. Benissimo, allora per quanto riguarda i miglioramenti eccetera eccetera, ragazzi, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, quindi direi di non perdere ulteriore tempo. E di ora uscire. Dobbiamo solo capire cosa apre questa chiave. Deve essere da qualche parte nel tempio. Sì, non lo so, ragazzi. Aspettate un attimo. L'obiettivo è di qua. Forse dobbiamo scendere. Allora, vediamo un pochettino. Qua ovviamente non possiamo passare, ma cambiare le frecce di Atreus. Creare questo ponte e vedere se è di qua che dobbiamo andare, perché dice da qualche parte nel tempio, deve essere qua intorno per forza, ragazzi. Quindi intanto raccolgo questo
Di qua la strada è bella che è bloccata, quindi non possiamo passare di qua. Probabilmente dobbiamo scendere ancora, è probabile? È probabile, quindi proviamo ad andare di sotto, perché la zona deve essere questa, ragazzi. Quindi vediamo un pochettino se ci avviciniamo in qualche modo. Venendo di qua sembrerebbe di sì, la distanza si sta riducendo, ragazzi, quindi magari una di queste pareti in qualche modo. Ecco, oh cavolo. Beh, questa porta è molto particolare in effetti. Beh, tanto segreta non mi sembra, La runa di Tyr, eccola. Perfetto. Un'altra camera nascosta di Tyr. Ma cos'è questo posto? Ne so quanto te, fratellino. Molto bene. Mimir, non sei una ceppa però, l'uomo più sapiente del mondo. Non ci sa quasi dire mai niente. Allora, figliolo, apri questo ponte, andiamo di là, esploriamo questa camera segreta, anche se di solito non ci porta... L'albero. Siamo sotto la sala del viaggio tra i regni. Ma perché il suolo è sul soffitto? What the fuck? Non lo so, ragazzo. Cioè, le porte del regno sono speculari a quelle in alto. Ok, quindi vabbè, intanto continuiamo a camminare. Dicevo, l'ultima volta abbiamo la penultima volta che siamo entrati nella camera segreta di Tyr, ragazzi, è successo il macello. Lassù, Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Dentro potrebbe esserci un indizio. Ok. Ah, accanto alla porta di Jotunheim. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. Beh, no, da qui non ci arriviamo. Che cavolo è successo? What the fuck? Allora, guardiamoci un attimo intorno, ragazzi. Ma che sta succedendo? Che sono tutti sti rumori, sto casino? Oh. Bene, ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi sembrano arte dei giganti. Tyr deve aver fatto per loro qualcosa di grosso. Beh, sembrerebbe essere stato molto importante questo Tyr, per quanto riguarda i giganti. Qua cosa c'è? Wow. Questi chi sono? La sala di Tyr, che meraviglia. Questa runa è una runa? Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. Oddio, che dobbiamo fare? Dobbiamo smuovere qualcosa? Ammazza. Ah, allora. Cosa si muove? Straordinario. La sala è costruita su una specie di assale. Ci sono catene sui lati. Senza di esse possiamo capovolgere il tempio. E vai. Ora che si fa? Dobbiamo distruggere quelle catene, suppongo. Oh oh, succede qualcosa. Va bene, non credo che siano ostili. Te la leggo? Spero di no. Leggi, figliolo. Ragazzo, leggi. Sulle statue. Ho visto. Dice vuoto. Vuoto. Sinistro. E... vai, leggi. L'ultimo segue, il primo precede. In mezzo ombra non possiede. Oter. Sei sicuro che capovolgere il tempio sia l'unico modo per raggiungere quella cosa? Hai detto che c'era una via. Il tempio si può capovolgere. Perciò rovesciamo il tempio. Una logica ineccepibile. Beh, se si può capovolgere significa che lo si può rovesciare. E quindi noi non ci facciamo intimidire. Sa che succede se capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni? Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà, forse tu e Tyr siete pazzi allo stesso modo. Conosci un altro modo, testa? Che possiamo fare se no? Quindi adesso dobbiamo spezzare le catene. Mi sembra di averne viste tipo 4, se non erro. Forse erano 2 divise, non lo so. Vabbè, vediamo prima questo altare. Qui, ragazzo.
Un altro. Dice che si chiama Bergelmir. La mamma mi aveva detto che era il re dei giganti. Già, era questo e molto di più. Sembra che avesse tanti figli. Tanti figli, fratellino, è dire poco. È morto, ma non è stato ucciso. I giganti muoiono di vecchiaia? Forse, sebbene sia raro secondo le leggende. Mazza, tanti figli, è stato molto promiscuo questo tizio. Va bene, allora dobbiamo andare a distruggere queste catene, ragazzi. Bergelmir, re gigante che ebbe molti, molti figli. Pare che sia giunto da un mare di sangue e sia morto lasciando un mare di lacrime. Però non fu assassinato, per una volta, insomma, uno che non è stato brutalmente ammazzato, ecco. Quindi vediamo cosa c'è. Altre trappole mortali oltre queste porte. Leviatano a me. Ok, allora, se questo lo blocchiamo così, no? È una follia, una follia. Mi sa che dobbiamo bloccare quello di mezzo, credo, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, almeno dovrebbe darci la possibilità, ecco, di non morire schiacciati. Spero che Atreus non sia diventato uno spiedino. Perfetto, ok. Siamo arrivati. Di qua c'è un bel forziere. Direi di aprirlo tipo subito. Mezzo al morto, cosa c'è? Bracciali, del serpente del mondo. Armatura d'attacco di pregevole fattura, favorisce il potere runico. Sì, un attimo. Questo potrebbe essere molto interessante. Allora, mi ridurrebbe di 14 la ricarica, ragazzi. Però mi aumenterebbe di 10 la forza, di 18 il runico e di 10 la difesa. Io direi che quasi quasi me la sacrifico questa ricarica. Equipaggiamo, però accediamo ai castoni, vediamo se ci posso mettere qualcosa che mi aumenti la ricarica, ragazzi, visto che è stato l'unico aspetto ad essere penalizzato. Ok, allora, questo simbolo della guardia forestale aumenta di 5 la ricarica, quindi almeno recuperiamo qualcosina. Perfetto, ok, sono molto contenta perché saper indossare qualcosa che appartiene più o meno al serpente del mondo, forse è stato fatto con le sue scaglie, Atreus, mi rende molto orgogliosa. Ecco, cosa sta a fare qua immolato? Vabbè, Atreus, figliolo, non ti allontanare, per favore. Allora, a qualcosa sta cosa che esplode serve, ragazzi. Bisognerebbe capire che cosa. Stavo pensando, perché non lasci che sia il ragazzo a portarmi per un po'? E farti perdere questo? No. Ma stai scherzando? Te la stai godendo, non è vero? Da morire. L'ho buttata lì, ragazzi. Ho visto del materiale un po' vischioso sopra e ho dedotto che si dovesse far esplodere. Quindi dovremmo passare sopra questo quando cala, ma poi dovremmo vedere cosa fare. Forse possiamo salirci da sopra. Non so. Sempre che non mi schiacci il soffitto. Ok. Ok, sì, forse possiamo. Mamma mia, possiamo scendere così, ragazzi. Proviamoci, ma ho i miei grossi dubbi. Dio. Tu prendi sempre la via facile, ragazzo. Dove minchia vai? Torna qui, figliolo. Torna qui. Ci siamo. Ok, fai perfetto. Quello che devi, fratello. Sì. Datemi un attimo. Prima apro questo forziere così sbrilluccicante. Vediamo un po' cosa c'è di bello qua dentro. Cosa c'è? È un frammento di codice linguistico. Oh, dovremmo cercarne altri. Certo, sì. Possibilmente sì. Leggi un po'. Lasciali in pace. Direi che no. Non si riferisce a noi. Un messaggio di Tyr, parlare gigante. Non si riferisce a noi. Beh, direi di no. Quindi, dopo aver aperto anche questo forziere, aver letto le rune, prenderò questa. E è arrivato il momento, ragazzi, di far saltare già queste prime due catene. Molto bene. Ok, fantastico. Oddio. Oh cavolo. Non me l'aspettavo. Oddio no, pure questi no.
Oddio. Pure questi no però. Lo so, figliolo, lo so. Tu puta madre. Yay. Oddio, 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 oddio. Mazza. Non ci provare. Non ci provare. Oddio. Mamma santa, ragazzi. Ok, ok. Fuori uno. Aiasso. Oddio. Terribile, terribile, terribile. Allora, buoni, buoni. Fermi tutti. Fermi tutti. Stai buono, figliolo. Questo è già... è più impegnativo, ragazzi. Perché quando è di spalle non posso fargli una mazza. Pensa di colpirmi? Tua sorella. Sono fatta colpire come una polla, ragazzi. Di nuovo. E vai. Adoro, 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 adoro grandissimamente queste lame, ragazzi. Ciao, bello. Aia. Yeah. Sì. Bello essere alleati. Eh sì, chi c'è ancora? Che succede? Perché vedo le freccine? Che succede? Viandante campione. Questo viandante porta un grosso scudo sulla schiena, il che rende la sua corazza più difficile da penetrare. E va bene, questo l'abbiamo visto, ragazzi, ma... sto prendendo un po' tutto. Che fai, figliolo? Ammazzi gente così a caso. Bravo, bravo. Sono molto, molto orgogliona. Quindi allora, prendiamo questa roba, ragazzi. Argent, frammento dell'armatura, trofeo orrido del viandante. Era proprio orrido sto viandante. Allora, intanto le fiamme qua si sono bloccate e va bene. Che sta succedendo? Ah, siete voi là in fondo. Che simpatici. Non posso pure stare appresso a voi però, Maledetti antipatici che non siete altro. Niente, troppo lontano, ragazzi. Allora, devo bloccare uno di questi affari. Fermiamolo un attimo così che si desincronizzi dal resto. E poter bloccare quello di mezzo, appunto, sempre che risalga su. Ecco come non detto, devo bloccarlo qua. Ok, perfetto. Almeno quello... sì, 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 lo so, ragazzo, ma... ehi, passiamo lo stesso noi. Ciao, ballo. Scusa, Molto male, molto male, molto male. Oddio, 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 oddio. Quanti siete, che cavolo. Sì, sì, vedo, ragazzo, vedo, vedo. Vi hanno colpito le fiammelle. Le fiammelle vi hanno fatto malino. Peccato, peccato, davvero peccato. Peccatissimo. Ah, soreta. Oh. Mo però, Oddio, quanto sono antipatici tutti questi. Che cavolo, boh, mi avete rotto però. Che cavolo state facendo? Che cazzo sta succedendo? È il delirio, ragazzi, è il delirio. Ne potremmo parlare, però. Adesso stare a disquisire pure con voi non mi sembra il caso. Oddio no, non mi dica che sono quelli grossi di nuovo. Oh shit. Aia soreta. Vai. Super mega iper attacco incredibilissimo. Ok, salve, 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 salve a lei. Boom. Zumba 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 zu. Tacchete. Oh, ecco qua. Allora, vi prendo i vostri oggetti, Ok, ce l'abbiamo fatta. Un po' di respiro finalmente. Ok, possiamo tornare indietro, ragazzi, perché dovremo distruggere anche l'altra catena. Quindi mo di nuovo dovremo bloccare quello del mezzo, ragazzi. Vediamo se ci riesco. No, non ci riuscirò un cavolo, perché... perché da qui non riesco a bloccare l'altro comunque, perché copre comunque il suo simbolo. Vediamo se correndo ce la faccio, ragazzi, che il cielo me la mandi buona. Vai! Ok. Molto bene, molto bene, molto bene. Ok. Abbiamo l'altra porta, signore e signori.
Un altro tipo. Variare è importante. Assolutamente, guarda. Certo, è importantissimo variare, eh? Che meraviglia. Tutto assolutamente meraviglioso. Lo so. Perché bisogna un attimo capire come farle andare. Bisogna farle andare tipo in sincrono, ragazzi, per poter passare, mi sa, eh. Almeno credo. Perché se non vanno l'una sopra l'altra, non riusciremo a passare, ragazzi. Vediamo un po' se ci riesco. Niente, vado. Vado un par de palle, vado. Che meraviglia. Ok. Blocchiamo pure questa e vediamo se riusciamo in qualche modo a passare adesso. Anche se la vedo male, ragazzi. Malissimo, ma proprio malissimo. Molto bene, dovremo passare appena stelame. Ok, si spostano. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Che bello. Allora, posso tirare un sospiro di sollievo? C'è il delirio anche qua, ovviamente. Quindi mi servono i bandi di Hell. Se li smollo qua, ok, muove la ruota. Però la ruota rimane immobile. Quindi li metto qua. Ah, ok. Ok. Sto fresca qua a spostare tutti i cavoli qua. Glielo devo prendere il vento. Esattissimo. La puta madre che te pario. Stai lì. Stai buono. Ok. Questo mo rimane bloccato, ovviamente. Bella roba. Questo si muove pure. Qua possiamo aprire. Sì. Se prendo sti altri venti possiamo aprire. E vediamo cosa c'è dietro questa porta. Wow, un bel forziere come ricompensa. Bene. Allora, morsa di Perione. Attacco runico pesante. Scaglia la rama del caos verso un nemico. Al contatto lancia Kratos verso di loro per infliggere una grande quantità di danni da stordimento. Quindi devo lanciarle. Ammazza. Però direi che per adesso, ragazzi, sì, perché quello pesante, no, mi tengo quello che ho. Perché quello che ho mi piace tantissimo, sinceramente. Quindi adesso devo un attimo capire cosa fare per fuggire da qui. Allora, devo usare i venti di Hell su quell'altra ruota, ragazzi. Devo andarli a prendere. Quindi faremo in tempo? Chi lo sa, spero di sì. Dovrei fare in tempo. Ecco, sì, certo. Ok. Benissimo, ragazzi. E devo far muovere in modo che io possa passare, ragazzi. Forse sì. Oddio. Siamo così vicini, incredibile. Non ne ho mai dubitato. Mamma santa. Allora. Le gemme vitali erano previste per gli incompetenti come me. Passando di là. Perfetto. Wow, altro super forziere. Ma oggi è il mio compleanno. Per caso non lo sapevo. Cos'altro c'è di speciale qua dentro? Un'altra parte del codice linguistico. Oh, fantastico. Bene. Quindi me ne mancherebbe uno, ragazzi, effettivamente. Ma leggi qua, ragazzo. Finché gli dèi rabboniranno. Stiamo freschi. Ovvero mai, ma forse, ma aspettano forse. Solo noi. Vabbè, allora, ragazzi, è arrivato il momento di spaccare anche queste catene. Così poi vediamo che succede. Molto bene. Adesso succede il patatrac pure qua. Immaginavo. Ci avrei scommesso. Wow, ma ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Non vi aspettavo, ma va bene lo stesso. Minchia che rimbalzo incredibile. Uè. Fuori un altro. E questo signor Otto incredibile. Mazza. Hai tentennato, eh? Arrabbiatissimo. Arrabbiatissimissimo.
Boom, bara boom, boom, boom. Ha! Aia, che botta. Ui! Ciao, ballo, forza, ballo, forza, ballo. Wow! Mandiamolo contro gli altri drog. Addo. Ok. Chi altro c'è qui? Shit. Abbiamo finito. E vai. Ce l'abbiamo fatta, signori. Orco feroce. Prendiamo un po' la robetta. Argento, acciaio di Svartalfheim, simbolo della Providenza. Va bene, ma... quindi adesso ce ne possiamo ire? Dobbiamo ripassare da qui? Davvero, 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 davvero? Seguo a ruota. Temo davvero, fermo figliolo. Ma ti vuoi far fare a fettine? Ok, aspettiamo che muoiano tutti. Passerò. E passerò. Oddio! Wow, ma quante belle prove che ci attendono, signori? Ah. Wow, 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 chi è? Che ho sentito ruggire. Ah, era lei. Oddio! Madonna santissima! Quando siete? Oh. Avanti tutta! Forza! Ok. Sì? Capovolgiamo il tempio. Sì. Sì, assolutamente. Meglio smettere di dire capovolgiamo il tempio. Lo fa sembrare una cosa normale. Siamo venuti qui apposta per capovolgere tutto, per capovolgere le vostre vite. No, devo... ok, riandare di qua, perfetto. Dobbiamo tornare su. So cosa vi ho promesso, ma se non dovesse funzionare, ricordate, Tyr aveva un buon motivo per creare questi ostacoli. Tenne okay. Jotunheim fuori dalla portata di Odino, ma il mondo non è in pace. No, ma c'è speranza. Ora lavoriamo tutti insieme, uniti. Ecco cosa diceva la runa sulla porta per questo luogo. Siamo sul cammino di Tyr. Ok, è arrivato il momento di capovolgere il tempio, ragazzi. E Atreus sembra essere tornato in sé, speriamo bene. Usa Vai. Le gambe, fratello. Certo, sono lui. Forse è facile. Risposta a tutto, sarò lieto di stare dalla tua parte, fratello. E poi non siamo morti, il che non è male. Beh, là, a sinistra. Penso che da lì potremmo arrivare alla stanza del viaggio tra i regni. Ok. Wow. Incredibile, ragazzi, pure sta cosa, eh. Sì, dobbiamo tornare comunque alla sala fra i regni, appunto. Quindi speriamo non ci siano altre difficoltà. Arrampicarsi, dici? Già, sulle statue. Ah, aspetta. Quindi devo tornare indietro alle statue? Questo mi stai a dire, davvero? Che cavolo, prima era così comodo, c'era il suo ponte di luce bellissimo che sbrilluccicava. Ah, sempre che si stia riferendo a queste statue. A few moments later. Un esercito di statue. Non credo che siano in grado di tornare in vita, se è questo che ti preoccupa. Tyr diceva che nel suo mondo di pace gli unici soldati sarebbero stati delle statue. Gli dei lo benedicano, okay. Ma quel figlio di buona donna faceva sul serio. Se li è creati sul serio, insomma, alla fine. Va bene, ma sto ancora cercando di capire dove ci dobbiamo arrampicare, ragazzi. Ok, ragazzi, mi devo semplicemente arrampicare qui. Lo vedi, Mir? È così semplice. Nessuno può farcela da solo. Gli ostacoli sono delle prove per verificare che noi siamo in grado di batterli. Saremo anche in disaccordo, io e mio padre, tu e Freya, Brock e Sindri. Ma se collaboriamo, siamo una squadra. È questa la prova di Tyr. Ecco perché ce la faremo fino a Jotunheim. Ok. Hai sentito? Il ragazzo ha trovato il suo equilibrio. Cosa okay. significa? Significa che sei saggio, Atreus. Ed è bello sentirti così.
Vero. Oggi mi leggono il pensiero, come tutte le altre volte. Stavo giusto per dire, è bello sentirlo parlare così, ragazzi. Ok ragazzi, allora, io direi che lasciamo questa suspense incredibile per la prossima volta. Dovremo raccogliere questo oggetto misterioso che Tyr ha nascosto qui, che penso e spero ci condurrà fino a Jotunheim, che comunque ci darà la possibilità di arrivarci, perché un altro modo, ragazzi, ci deve essere. Cioè, come, che ne so, se in casa c'è una porta secondaria da cui sai di poter entrare e uscire nel caso la principale dovessero persi in qualche modo, no? Cioè il concetto dovrebbe essere quello, quindi secondo me un altro accesso a Jotunheim ci deve essere per forza, ragazzi. Incrociamo le dita, sono davvero curiosa perché comunque credo che le difficoltà non sono finite, credo che qualche altro intoppo sicuramente ci sarà. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!